Castello Luna o quello che ne rimane comunque di questo importante maniero che è stato costruito nel XIII secolo a Sciacca, ad est della città per scopi militari, ad opera di uno dei quattro viceré di Sicilia, Guglielmone Peralta. E non porta più il nome di Peralta come castello, come a mio giudizio dovrebbe essere, ma Castello Luna, in quanto poi andò la figlia Margherita Peralta, donna di rara bellezza, andò e sposa a Artale Luna, conte di Caltabellotta. Fatta questa piccola premessa, il Castello Luna è uno dei monumenti più importanti della città. È stato per troppo tempo chiuso. La nostra associazione culturale, che è rappresentata dalle stesse persone che hanno l'Agorà Società Cooperativa, che gestisce già con, diciamo, successo il Castello Incantato, ha ridato vita a questo posto che fino a pochi anni fa era chiuso. Inizialmente l'ha fatto riproponendo le visite museali di giorno, e adesso lo fa anche accoppiando le visite serali a ottime degustazioni di prodotti tipici locali, sia di cibo e anche come bevande nostre, creando questo progetto che si chiama Coccio di Luna, che propone i migliori prodotti soprattutto di Sciacca. Quindi proponiamo il gambero rosa in diverse salse, piuttosto che il tonno del Mediterraneo, le acciughe, e la stessa cosa facciamo anche con le bevande. Abbiamo fatto pienone sold out tutte le sere, perché c'è proprio una accurata ricercatezza dietro questi pochi prodotti che noi andiamo a presentare, e queste sono, quando c'è qualità dietro, sono cose che vengono apprezzate tantissimo, soprattutto dai turisti, perché il turista vuole vivere il luogo a 360 gradi, vuole vivere la città con le sue tradizioni, ma anche bevendo e mangiando i migliori prodotti che quel territorio può offrire. Noi abbiamo cercato di far questo accoppiando le visite museali, che deve essere sempre la stella polare di questo progetto, perché alla base di tutto c'è quello di portare gente al museo e fare cultura. La buon'anima dell'assessore Sebastiano Tusa, con cui avevamo un ottimo rapporto, diceva sempre quello: l'importante è portare gente al museo, e quindi dobbiamo cambiare le regole, dobbiamo attrezzarci per far venire bambini, per farli mangiare, perché la gente, se offriamo solo cultura, non viene, e noi dobbiamo portarcela dentro. Ma vanno a fare più visitatori della Casa Museo Pirandello, ad esempio Castello Incantato. Questo che cosa ha fatto sì? Ha fatto sì che praticamente diverse famiglie lavorano all'interno di questa cooperativa, si crea cultura, si crea un indotto, e tutto il sistema ne va a beneficiare, perché comunque di fatto, quando si vanno a fare, prima del Covid parliamo, 35.000 presenze, è gente che comunque arriva poi nel territorio.